Ciao a tutti e bentornati al nuovo appuntamento con le interviste di Belgi Channel. Oggi parliamo di un argomento che io ho sinceramente molto a cuore. Parleremo di alimentazione bioenergetica. Perché questo? Perché credo che sia importante in un percorso di consapevolezza, proprio come quello che io e noi, insomma, con Belgi Channel vi proponiamo ogni giorno con i nostri contributi. E se è importante appunto approfondire, studiare, conoscere con curiosità le tante sfumature del benessere e le strade che ognuno di noi può percorrere e ovviamente per approfondire questo mondo così, così importante e ricco di spunti non potevo che chiamare un esperto e quindi io vi presento Marco Mazzini, naturopata, esperto appunto in alimentazione bioenergetica e medicina tradizionale cinese, nonché maestro di shiatsu, insomma Marco, benvenuto. Benvenuta, grazie, grazie. Con questa bella barba, appunto, ci esprimi subito Bene, saggezza e abbiamo tanta voglia di farti tante domande. bene, sono qui, sono pronto. Pronto? E allora iniziamo con una cosa che io amo sempre chiedere un po' a tutti i miei ospiti, cioè come è nato il tuo percorso, come ti sei ritrovato in questa strada di vita? Ah, beh, è nato che facevo tutto un altro tipo di lavoro 26 anni fa, 26-27 anni fa, e poi un giorno ho lasciato giù la macchina, ho detto cambio vita completamente, e ho iniziato ad avvicinarmi al mondo, prima con un corso di massaggi, e poi sempre di più mi sono avvicinato sempre con studi, concorsi, ho fatto il corso, l'ultimo che ho fatto è stato quello di naturopatia, per concludere un percorso. Ho fatto molto studi sulla medicina tradizionale cinese, sono maestro Shiatsu ed è il mio approccio iniziale, quella che poi io tengo tantissimo. Sono chiridologo, quindi ho fatto anche diversi altri corsi. Quindi tu, Marco, diciamo che non ci proponi oggi il solito percorso di chi a un certo punto ha avuto questo risvolto, magari questa spinta etica che ha portato a un cambiamento, ma sei partito attraverso la pratica, cercare forse è vero, una strada proprio anche manuale per poter dare benessere. Sì, lo shiatsu stesso è manualità. La parola shiatsu sono due parole messe insieme che sono pressione o toccare con le dita, con la mano. Quindi la manualità è sentire, e sentire il corpo dell'altro, sentire quello che ti dà, una zona calda, una zona fredda, una zona piena, una zona vuota. Poi la medicina cinese si basa tutto su questo ragionamento qui, insomma. E quindi tu, Marco, poi ti sei portato però all'alimentazione, a un'alimentazione bioenergetica. Aiutaci a capire perché sto cercando anch'io in questi ultimi anni di approfondire molto anche l'aspetto della bioenergetica e della dietetica ecocinese. Io considero l'alimentazione una delle prime cause di malattia. Il mangiare lo considero una medicina, fondamentalmente. Noi ingeriamo due cose per bocca: il mangiare, gli alimenti, il bere e le medicine. Un alimento ha tante caratteristiche e può andare a incidere più o meno nel nostro organismo e nei nostri organi. L'alimentazione bioenergetica non guarda le calorie, l'aspetto biochimico dell'alimento, la combinazione tra alimenti. Quello che ci possono dare di calorie, vi dicendo, ha un aspetto puramente energetico, quindi la dietetica la lasciamo insomma agli esperti di dietetica, gli specialisti, dietologi o nutrizionisti. Questo è un altro campo, è una cosa un po' più sottile. Che cosa vuol dire scegliere un alimento in base all'energia? Questa è la medicina tradizionale cinese. Io faccio lo shiatsu, ma c'è l'agopuntura che fa parte anche di questa disciplina qui. È tutto un movimento energetico, anche l'agopuntura sono movimenti energetici. L'energia che poi l'equilibrio è il famoso Tao, no? Lo yin, lo yang, quelle due virgoline bianche e nere. Ecco, quella è la base della medicina tradizionale cinese. In termini pratici, perché io sono sempre molto, molto pratica, che cosa vuol dire? Vuol dire scegliere alimenti di stagione? Vuol dire conservarli poco in frigorifero? L'altro giorno ho trovato un albero di liscio e ho detto, mamma mia, senti che No, bene, no, esatto, senza parlare è una cosa tecnica. giustissima, perché noi l'energia la prendiamo dalla pianta, la cogliamo, cioè la maggiore energia è quello che ci dà la pianta in quel momento lì. Adesso iniziano ad esserci le zucchine, i pomodori, melanzane, ma noi le vediamo anche a novembre, dicembre, queste cose qua. Solo che quel periodo lì non sono piene di energia, perché sono coltivate in maniera diversa, strana, in serra, non è naturale la loro coltivazione. Adesso è naturale la loro coltivazione, adesso sarebbe bello proprio andare nei campi, prendere un
del pomodoro. Ma poi a volte si sente anche dal sapore, quindi un pomodoro adesso e un pomodoro di dicembre, il sapore è completamente diverso. L'energia è quella. Marco, a cosa bisogna fare attenzione per riuscire a mantenere, per far sì che questi cibi già di stagione mantengano questa carica energetica elevata? Beh, più delle volte chiaramente, tanto il territorio, no? Mangiare cibi, un pomodoro, io sono appeso, sono nelle Marche, chiaramente sono dei miei amici che hanno le coltivazioni biologiche e mi fornisco da loro, non prenderò mai un pomodoro che mi arriva dalla Sicilia, anche se è più buono come sapore, però è un'energia diversa dalla nostra, si nutre della stessa energia in cui io respiro. E quindi bisognerà fare attenzione poi anche alla cultura, immagino, cambia l'alimento crudo, ok? Beh sì, si parla sempre, quando si parla di medicina tradizionale cinese, si parla sempre di alimenti crudi, poi dopo le loro caratteristiche, per farti capire, un peperoncino è un alimento di sapore piccante, ma la sua natura è calda. Il sedano invece è un alimento di sapore piccante, ma la sua natura è fredda. Quindi è chiaro che in base alle cotture, poi o crudo, cambiano molto. Aiutaci a capire bene questi concetti del caldo, della natura, perché non è semplice riuscire a capire la natura di un alimento e come dobbiamo comportarci. La base degli alimenti sono i cinque sapori, no? Che è quello che è l'impatto energetico che noi abbiamo subito quando lo mettiamo in bocca. I sapori sono in base, è la base della medicina cinese. Allora, i cinque movimenti che sono l'acqua, il legno, il fuoco, la terra e il metallo, sono i cinque elementi della medicina cinese e che poi sono collegati uno all'altro e producono in continuazione. Poi dopo a ognuno di questi sono collegati dei colori, dei sapori, delle nature. Il sapore per esempio dell'acqua è il sapore salato, del legno corrisponde l'acido, del fuoco corrisponde l'amaro, della terra corrisponde il dolce e del metallo corrisponde il piccante. E quindi questi sono sapori che vanno ad agire sul movimento energetico. Ci sono dei cibi che hanno, per esempio un'albicocca ha sapore sia acido che dolce, come la ciliegia, capito? Ecco, in quel momento lì che io metto in bocca o un alimento con due sapori o più alimenti mischiati, però ognuno di loro ha una sua caratteristica di sapore, la mizza pancreas è quella che è deputata a cosa fare? A riconoscere il sapore in bocca e direzione col sapore all'organo corrispondente. Quindi metti una ciliegia dolce acida, direzionerà quel sapore lì, la parte acida andrà sul fegato e la parte dolce andrà sulla milza a stimolare un movimento energetico. A quello poi si può abbinare chiaramente in estate. Ecco, cosa Marco, scusami, abbiamo bisogno adesso, che cerchiamo anche un attimo di portarci a conclusione col nostro percorso, la nostra chiacchierata, di che cosa in questa stagione, quale alimento e di che cosa dobbiamo andare a potenziare allora? Adesso in estate con questo caldo qui, che si eliminano molti liquidi, bisogna stare attenti perché se adoperiamo molti sapori dolci, e sapori molto piccanti come il peperoncino, sono dei sapori diaforetici, questi tendono a portare fuori l'energia ma portano fuori anche i liquidi, però bisogna stare attenti perché poi se porti fuori troppo poi non è più liquidi dentro, ci sei che certo. In questa fase qui bisogna stare attenti anche con, per esempio, col sapore amaro che tende a trattenere un po' i liquidi. Poi l'amaro è il sapore collegato al fuoco, al cuore, che corrisponde alla stagione dell'estate. E amaro lo troviamo, mi viene tanto a pensare, non so, al radicchio. Il caffè, come bevanda. Ok, vabbè, quella meglio. Però il rucola, il radicchio. Però questi bisogna fare più attenzione. L'equilibrio è la cosa migliore. Avere i colori sono cinque, no? Il giallo corrisponde alla terra, il verde al legno, il rosso al fuoco, il nero all'acqua e il bianco al metallo. Avere nel piatto almeno tre, ma se sono quattro colori diversi abbiamo già fatto, anche perché oltre al sapore anche il colore va a impattare energeticamente su un organo, visivamente. Quindi Marco, io cerco di portare via da questa nostra chiacchierata dedicata proprio all'alimentazione bioenergetica in chiave vegana il concetto che ovviamente come sempre sappiamo e ricordiamo, il cibo determina fortemente la nostra salute. Ovviamente non deve essere scelto in modo scontato, ma deve essere il più possibile energetico e vivo, e questo è
della stagione, ci hai sottolineato che è molto importante del nostro territorio. Ok, io sono a Roma a prediligere la zucchina romanesca, no? Quando vivevo a Treviso mangiavo solo radicchio di Treviso. Cosa nuova che appunto buttiamo lì oggi, il discorso di dare importanza ai sapori, perché se un alimento è acido piuttosto che dolce, piuttosto che piccante, va giusto a interagire su un Esatto. organo diverso, con un risultato diverso, specifico nel nostro organismo. Va in base anche all'umore e alla situazione che vivi. Allora, se te ascolti il tuo corpo, io dico sempre, ascoltate il vostro corpo, perché il vostro corpo è quello che è il vostro dottore, è quello che vi dice in quel momento di cosa avete bisogno. È la cosa Meraviglioso. bella. Marco, io chiuderei questo nostro incontro sul fatto che il nostro corpo è il nostro dottore. Dobbiamo solo imparare ad ascoltarlo e a lasciarlo agire, no? Ah, vado anche contro i miei interessi, non sarebbe più neanche della naturopata se uno si ascolta. Assolutamente. Grazie Marco, grazie veramente. Ricordiamo i tuoi a te. contatti però per trovarti e approfondire il tuo lavoro. Allora, io beh, sono su Facebook con Marco Mazzini Naturopata e poi ho un'altra pagina dove parlo della medicina cinese, c'ho alimentazione bioenergetica anche su Facebook. Poi abbiamo il canale YouTube, parlo di un singolo alimento, delle caratteristiche a livello di vitamine, minerali, vi dicendo, e poi dal punto di vista della medicina cinese cosa va a impattare, cosa succede. Benissimo, Marco, allora grazie mille per essere stato con noi, grazie a tutti voi, un saluto e alla prossima intervista, Ciao, ciao! grazie.